Buongiorno, come state? Questo è il nostro solito post, il dopo di quello che ci siamo detti, abbiamo chiacchierato della diretta di questo martedì 27 dicembre, quindi insomma è passata la prima parte di festività, diciamo così, Natale, Santo Stefano, e ci prepariamo a quello che sarà le prossime feste, quelle che saranno le prossime feste, naturalmente in casa ancora, oppure insomma nei locali, a divertirci, a ballare, a terminare questo 2022 che per qualcuno è stato un anno importante, particolare, e iniziare un 2023 che si spera possa essere un attimo più tranquillo, se vogliamo, sotto tanti punti di vista, un po' come ci ricordava Peter, che diceva: io l'anno scorso, cioè, ho pregato perché finisse il Covid, quest'anno ho pregato perché finisse la guerra, ma poi alla fine siamo stupidi e non riusciamo a capire che stiamo bene, veramente tranquilli, cioè perché non riusciamo a stoppare, a fermarci un attimo. Peter, hai ragione, con queste parole, insomma, ci siamo confrontati molto questa mattina. Però abbiamo detto anche a ognuno di noi di fare il nostro, no? Quello che possiamo e quello che riusciamo a fare e di non smettere mai di provarci. E poi abbiamo anche fatto un pensiero anche con Roby, che si diceva, insomma, si è scherzato su quello che mancava, c'era, non c'era, soprattutto dell'outfit, ma in realtà è che noi andiamo sempre a guardare quello che c'è, ma non diamo per scontato anche quello che non c'è. Quindi, insomma, iniziamo a guardare anche oltre, no? E non guardare solo sempre l'aspetto che abbiamo davanti, l'aspetto fisico, gli outfit, insomma, ma andare a cercare forse qualcosa di più profondo, qualcosa che non c'è e che passa inosservato, ma alla volte è meno evidente, ma forse è anche più importante, non lo so, insomma, questo è un po' quello che andiamo a cercare. Abbiamo parlato di, insomma, anche di regali, di tutto quello che insomma, abbiamo ricevuto, e abbiamo ricevuto tantissimo. C'è chi ha ricevuto completi per andare in bicicletta e che quindi si fa il Benga Ventimiglia per smaltire quello che abbiamo mangiato. C'è chi ha ricevuto inaspettatamente, quindi molto contento, insomma, abbigliamento per andare in moto. Quindi il nostro tempo libero alla fine è stato messo anche sotto l'albero ed è bene così. È importante che ci sia anche tanto tempo libero. Dobbiamo dedicare del tempo anche noi stessi in queste giornate frenetiche. È anche vero che abbiamo mangiato, stramangiato tantissimo e quindi, come molti di voi mi hanno detto, insomma, adesso bisognerebbe veramente digiunare per una settimana per poi rimangiare il cenone di Capodanno. C'è chi ha finito di fare il trasloco, c'è chi ha lavorato, c'è chi oggi doveva tornare a lavorare perché doveva prepararsi per quello che sarà il prossimo weekend o anche per la giornata stessa. Insomma, mi avete raccontato tantissime cose e oggi eravate veramente talmente tanti che non sono riuscita anche proprio a riprendere tutto quello che mi avete scritto. Sicuramente, insomma, è stato piacevole. Ancora raccontarci un po' quello che è successo, quello che abbiamo ricevuto. mi è stato chiesto se avevo ricevuto la friggitrice d'aria. In realtà non l'ho ricevuta, ma ho ricevuto dei soldini dalla mia mamma che mi ha detto: comprati cosa vuoi. Allora io vado a comprarmi la friggitrice d'aria, così poi vi dirò, insomma, quello che cucino, se sarà cucinato nel modo giusto, nel modo corretto. Insomma, mi sono lasciata prendere anche da questa cosa, quindi andrò a cercare anche la friggitrice d'aria. Si parlava anche di intimo, di colori, di intimo rosso a Capodanno, si mette l'intimo rosso oppure no? Io sono talmente sbadata che non sempre me lo porto dietro e quindi alle volte metto l'intimo nero, cioè quello che ho praticamente. E così, è così. E poi Peter diceva: quello che fai prima dell'anno lo fai tutto l'anno, e lui farà l'amore. Io sono contenta, ma voglio dire, io invece dormo perché voglio dormire, voglio riposare. Ma siamo contenti? La mia domanda è: ma siamo sicuri che tutto quello che si fa, come si dice, il primo dell'anno lo si fa tutto l'anno? Secondo me tante volte bisogna anche un po', siamo noi a scegliere, no? Quello che poi vogliamo fare. Allora ho detto a Peter: bene, allora fai una cosa, tra 6 mesi mi fai il resoconto se quello che hai fatto lo fai tutto l'anno, tutti i giorni, va bene. Sicuramente è stata molto allegra, come sempre, scoprire e insomma ritrovarvi da ogni parte del mondo. Un pochettino gelosa e invidiosa del fatto che al sud, insomma, ci siano veramente dai 20 gradi in su, addirittura anche 28, 20 in Sardegna, 28 giù in Puglia, a Napoli.
Però è giusto, anche se, come diceva qualcuno, insomma, è bello avere il caldo, come diceva il nostro amico sardo, scusami, mi sono persa il nome, ma in realtà le stagioni dovrebbero essere quelle giuste, quindi il freddo in inverno, anche perché, insomma, la neve serve per tutta una serie di cose che poi ci serviranno per l'estate. Però io sicuramente vi invidio perché io adoro il caldo e quindi il fatto di non poter avere troppo caldo, questo mi manca, mi manca. Sono stata invitata da molti di voi quando viene Salerno, quando viene giù, prima o poi ce la farò, insomma, in qualche modo dico sempre così, ma poi insomma siamo strapresi sempre dai lavori, da cose varie, ma insomma riusciremo a fare anche questo. Non mi resta, tra l'altro questa mattina, siamo andati anche a scoprire due vinili. Mi stavo dimenticando, abbiamo ascoltato di nuovo questo da Torrent Medics, Spirit in the Skies, che è stato un successone, una cover, e poi siamo andati un po' nel country, country rock, insieme a Bonnie Raitt, che da un po' che non ascoltavo, e abbiamo dato un po' una sferzata di energia per poi andare ad ascoltare anche gli YMCA, dei Village People, per riportarci un po' a quelli che saranno i festeggiamenti effettivamente di fine anno e quindi per iniziare il mondo 2023. Con questo, cosa non mi resta da dirvi? Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi perché è stato un piacere passare con voi questo 2022. Ci ritroveremo nel 2023, non so se proprio direttamente, insomma, la prima settimana, ma sicuramente la seconda. Avremo tanto da raccontare. Sperando che il 2023 sia un anno nuovamente pieno di tante cose belle da fare insieme, da chiacchierare, e soprattutto che per voi sia un anno felice e pieno di soddisfazioni. Per cui un bacio grande, veramente grazie per essere stati con me anche oggi, che eravate tantissimi, e che il 2023 vi porti veramente un anno di serenità e quello di cui voi avete più bisogno. Ciao, alla prossima, un bacio, un abbraccio.